Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi facciamo quattro chiacchiere perché sono cambiato un po' di cose per quanto riguarda 8 megapixel ed è giusto che vi aggiorno un pochino. Prima di iniziare, via con la sigla. Ok, sono passati un po' di settimane dall'ultimo video. Questo video è stato registrato a Pasqua, quindi comunque ne sono passate tante da quando io ho smesso di registrare. Sono cambiato un po' di cose per quanto riguarda YouTube, dovuto soprattutto al fatto che il canale non fa più così tante visual. Ma questo non sarebbe nulla, nel senso che non mi interessano fare visualizzazioni se quello che faccio mi diverte, quanto appunto quello che sto facendo sul canale non mi divertiva più. Quindi cosa ho deciso di fare? Rivoluzioniamo! Sapete benissimo che io da tutte le volte che mi annoio su YouTube rivoluziono, cambiamo, reinventiamo, divertiamoci insomma. Di conseguenza ho stilato una serie di punti che andranno a cambiare da adesso in poi, da quando vedrete questo video alcune cose sono già cambiate e adesso le trattiamo insieme così che vi aggiorno un po' e cerco di spiegarvi cosa sarà da adesso in poi in 8 megapixel. Allora, primo su tutti. Ho deciso di dare al canale un taglio molto più personale, come se diventasse un diario di ricordi, di esperienze belle che ho fatto nella mia vita. Questo taglio inizia fin da subito cambiando nome, quindi ho deciso che Pixel Pax rimarrà dedicato all'ambito videogame. Non mi va di essere chiamato Pixel Pax sul canale 8 megapixel dove porto Axel, non Pixel Pax. E quindi da adesso in poi mi chiamerete, se vorrete, Axel. Bene, questo era il primo punto e fate conto che tutte le volte che io vi racconto uno di questi punti è come se appoggiassi un mattone, un macigno che mi portava un po' dentro. Poi, quanto riguarda Instagram, social vari. Allora, Telegram, il canale Telegram è veramente morente, quindi valutiamo bene se continuarlo a tenere attivo perché è un grosso stress per me continuare ad aggiornarlo, link e robe varie, e poi dopo non se lo fila nessuno, quindi valuteremo, probabilmente lo chiuderò. Se scomparirà il link dalla descrizione saprete perché. Instagram, super rivoluzione, ho deciso di fondere i profili. Avevo un profilo personale, un profilo in 8 megapixel, con 8 megapixel, con tutte le copertine dei video, era inutile, letteralmente. Me ne sono reso conto dal momento in cui a nessuno interessavo, ho provato a chiedere un po' in giro e tutti mi dicevano sì, bello, però il tuo profilo personale è 100 volte meglio. Caricare le copertine dei video di YouTube su Instagram non è che portava tutto Instagram visual. Quindi, 8 megapixel, il canale originale, l'ho chiuso. E adesso mi trovate come 8 megapixel trattino bus, che era il mio vecchio profilo personale, che adesso diventerà il profilo ufficiale di 8 megapixel e Axel mischiati insieme. Nelle storie caricherò quando uscirà un nuovo video e per il resto vedrete tutte le mie foto, così che avrete un pochino anche più di contenuti extra che ovviamente non vanno su YouTube, ecco. Poi, adesso c'è, diciamo, la cosa un pochino più pesante. Per quanto riguarda YouTube. Adesso, discorso molto personale, quindi prendetevi una tazza di tè, un biscottino, o le patatine, una bibita. Ascoltatela proprio così come se fosse una chiacchierata, ok? E mi sono reso conto già da parecchi mesi che io me l'avevo male con YouTube, ma male del tipo che mi incazzavo, e ero triste, mi innervosiva, soprattutto il fatto del fare video perché li dovevo far uscire. Vi spiego, io sono sempre stata una persona che se si pone delle regole le rispetta. E io mi ero posto la regola di far uscire un video tutti i giovedì alle 14, tranne casi eccezionali, ok? Questo però cosa ha comportato? Che io facevo video a raffica, perché, oh mio Dio, devo mantenere la programmazione, cioè, fai video, non mi venivano le idee, e mi è stato fatto notare da gente molto vicina a me, che quando facevo video perché mi piacevano, quindi quelle poche volte nel quale veramente facevo un video perché mi piaceva, un esempio il video del drone, un altro esempio da Bologna a San Marino in bici, se non l'avete visti andatevi a recuperare, se riesco vi metto la card qua sopra. Quei video lì mi è stato fatto notare che erano 200 volte meglio rispetto alla maggior parte dei video e mi sono detto ok, perché io devo pubblicare su YouTube una svalangata di video se poi fanno cagare? Quando posso produrne di 100 volte meglio perché mi interessano e mi piacciono veramente. Soprattutto perché io facevo questi video che non avevo voglia di farli, quindi li facevo da svogliato. Li montavo da svogliato e poi mi incazzavo doppio perché non facevano neanche visualizzazioni, quindi avevo sprecato il mio tempo. E quindi capite che non ha molto senso, ok? Fra parentesi, questo video qua, che state vedendo, volevo registrarlo nel luogo che sono andato a visitare, che sarà uno dei prossimi video. Ma era uno spoiler grosso come una casa,
anzi grosso come un ponte, capirete nel video, uno dei prossimi video, ecco. E quindi mi sono adesso imboscato nei boschi, spero di non massacrarmi tornando giù verso la strada, vedrete poi. Ok, ritorniamo. Quindi, cosa ho deciso? Visto che continuare a fare video per obbligo è no sense, perché mi devo divertire su YouTube in primis, da adesso in poi i video usciranno quando farò veramente qualcosa che mi piace. Saranno video dedicati principalmente al divertirsi, al passare del tempo piacevole, e in questo modo saranno video belli per me e belli anche per voi. Quindi secondo me ci guadagniamo entrambi, ecco. Di conseguenza, per quanto riguarda programmazione su YouTube, adesso non è più detto che i video usciranno una volta ogni settimana, anche perché ho visto che YouTube comunque ti penalizza il canale a prescindere. E ho preferito quindi di iniziare a pubblicare video quando saranno pronti, quando me la sentirò io. Onde evitare che però questi video non vengano visti, o comunque che vi perdiate la notifica, vi invito tutti quanti a iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like, così che YouTube vede interazioni sul canale e spamma più video. Inoltre utilizzerò molto di più la Premiere. La Premiere praticamente è quella modalità che vi fa arrivare la notifica tipo 5-6 giorni prima nella home, e quindi avete più tempo per accorgervene, e quindi quando uscirà il video lo vedrete più o meno tutti, si spera, o meno tutti quelli al quale interessa. Quindi utilizziamo modalità Premiere e vi chiedo di iscrivervi e attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati. Sempre per il fatto che i video usciranno un pochino meno spesso, ma di una qualità migliore, io mi auguro che vi iniziate a divertire anche di più, perché ho sentito molti pareri prima di farvi questo video, prima di prendere le scelte, ci ho pensato tantissimo, e molti mi hanno detto: Axel, guarda che non ci divertiamo più a vedere i tuoi video. O meno, ne fai ogni tanto qualcuno di veramente bello, ma gli altri, sì, sono carini, però non ci sei tu, cioè nel senso, li fai, si vede che li fai un po' per obbligo. E quindi cambiamo in questo modo. Spero che questo cambio piaccia a me, ma soprattutto anche a voi, sperando di portare una qualità decisamente migliore e che vi divertiate anche, ecco. Poi, altre robe molto importanti. È cambiato il logo. Abbiamo aggiornato il logo. Questo logo qua me l'ha fatto mia cugina, che avete già visto in un sacco di video, e a me va andare giù di testa, perché praticamente è la fusione fra Zen, cioè il mio coniglio, che ormai avete conosciuto qua su YouTube e stramate la maggior parte di voi, e beh, e diciamo che mi ci rivedo moltissimo in questo logo, penso proprio mi rappresenti a fondo, e quindi sono molto contento, ecco. Ultima cosa, poi il video ormai è durato quasi 10 minuti, quindi non voglio sprecare altro del vostro tempo. E quest'estate ho deciso che intraprenderemo molti più video alla natura, all'aria aperta. E ora che sto registrando il video è passato praticamente un giorno da quando ho finito tutti gli esami in università, mi manca soltanto a scrivere la tesi. Ho passato un mese in casa a studiare, senza poter uscire di casa, stavo impazzendo. Però ho preso in tutti gli esami 30 lode, quindi tanta roba. Questo però cosa comporta? Adesso devo soltanto scrivere la tesi, offro più tempo libero. E quindi ho deciso che passerò molto più tempo all'aria aperta, quindi vedrete molti più video di io in giro per i boschi, io che faccio video sulla natura, magari anche talk about, robe così, nel quale ci fermiamo in mezzo a un bosco e ci raccontiamo un po' di cose, però in mezzo alla natura, così, perché penso che sia bello, ecco. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, o almeno che vi abbia spiegato un po' di cose del perché non 8 megapixel sta cambiando. Vi chiedo di iscrivervi ai miei social, che trovate qui sotto in descrizione, e ovviamente al canale YouTube, per rimanere sempre aggiornati, attivare la campanella e lasciare un bel like. E detto questo, da Axel di 8 megapixel è tutto. Grazie ancora e ciao!